Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale, perché come vedete sto pubblicando il video durante la settimana e non come da programmazione la domenica. Questo perché molto probabilmente ci sarà un po' un cambio di pubblicazione che non avverrà più la domenica alle 11 ma avverrà durante la settimana. Poi comunque vi invito a seguirmi sui miei social, sia su Instagram che su Facebook. Vi lascio tutti quanti i link qui sotto in descrizione per rimanere aggiornati e sapere appunto se ci sarà o meno questo cambiamento. Comunque, perché siamo qui? Allora, diciamo che per la prima volta mi vedete fare una recensione, e questo perché? Perché due settimane fa mi è arrivata una mail da parte di Fluidform. Fluidform è un'azienda che lavora nel campo della tecnologia, in particolar modo fa tante cose fighe, tra cui questa telecamerina che mi è stata inviata proprio per fare un test e per recensirla a voi. Nella mail mi era stato esplicitamente chiesto di fare un paragone con la rivale, anche se poi non possiamo parlare di rivale perché a mio avviso questa qua non ha rivali, ok? Però ero partito abbastanza scettico, ok, su questa telecamerina, poi però mi sono un po' ricreduto e adesso andremo a vedere anche perché. Innanzitutto come si presenta anche nella confezione molto simile a quella della GoPro. Si chiama Eagle 4K proprio perché può raggiungere una risoluzione di registrazione di 4K. Allora andiamo a vedere un po' il contenuto di questa confezione. Oltre alla telecamerina che noi abbiamo, all'interno ci sono una serie incredibile di accessori che adesso vi farò vedere in modo molto veloce. Allora, tolti i soliti attacchi da bicicletta, attacco classico, troviamo due cose molto importanti per me: una seconda batteria e in più c'è questo qui che è un braccialetto che poi dopo vi spiegherò a che cosa serve. Poi beh, ci sono ancora altri agganci, c'è il cavetto per caricarlo, ci sono i case, penso di aver visto un po' tutto, ci sono manuali di istruzioni, vabbè, comunque ci sono una serie di accessori. E comunque non è da sottovalutare questa cosa, perché non tutte le action cam ti danno tutto quanto questo bel pacco. Quello che a noi ci interessa è parlare di questa telecamera. Allora, la Eagle 4K qui viene presentata con il classico case a tenuta stagno che vi dà la possibilità di potervi immergere senza rischiare nulla. La cosa bella di questa telecamera è il fatto che comunque gli agganci sono simili a quelli della GoPro, e c'è anche, adesso lo faccio vedere subito, c'è anche questo altro case che vi dà la possibilità, vedete qua c'è la classica vita, di poterlo posizionare su un classico treppiedi oppure su un'asta per i selfie, insomma quello che volete. Quindi diciamo che è molto utile. Andando a vedere proprio la telecamera, parliamo innanzitutto di un lato estetico. Questa action cam è molto molto leggera. Ciò non vuol dire però che è giocattolo, al contrario, perché oltre ad avere un design molto molto simile e ricorda molto la GoPro Hero 3 o anche la Hero 4, diciamo che anche nella sostanza questa telecamerina fa veramente cose che non possiamo chiaramente paragonare alle GoPro attuali, ma comunque si possono paragonare alle vecchie GoPro. Possiamo fare una classifica dei pro e i contro. Allora, il primo pro che mi viene in mente è quello che è dotata di uno schermo LCD, e questa cosa è molto importante perché quando tu vai a fare la registrazione hai la possibilità di vedere ciò che sta accadendo. E diciamo che non è da tutte le action cam, è vero che tante già hanno integrato l'LCD, però tante altre al prezzo con cui viene venduta questa qua, diciamo che non è poi così tanto scontato avere lo schermo LCD. Se da una parte però è il pro, dall'altra parte c'è anche un contro, cioè che non è touch. Questo è una grande perdita. Perché è una grande perdita? Perché sarà che io magari sono abituato con questa, che quando vado sott'acqua utilizzo il touch tranquillamente, cambio le impostazioni, faccio quello che voglio e diciamo che comunque mi fa risparmiare tanto tanto tempo. Invece questa bisogna fare tutto manualmente, cioè il tasto mod per entrare nel menu e che funziona anche per l'accensione, c'è il tasto di scatto oppure di inizio ripresa, e poi queste qua ovviamente sono due freccette con cui si può andare su, si può andare giù per scorrere tutto quanto il menu. Ho fatto anche la rima. E poi qua di lato, eppure questo a mio avviso è una pecca, perché ovviamente ci sono i vari attacchi per inserire la scheda SD per poter attaccarlo alla carica, ma non c'è un coperchio per proteggerla, quindi non tanto quando sta qui dentro, ma quando ad esempio uno decide di utilizzarla all'esterno, magari se piove, se fa freddo, se tira vento, se c'è umidità, quant'altro, qui dentro entra di tutto. Comunque andiamo a vedere invece proprio quello che ci può offrire questa telecamerina.
Allora, io diciamo che ho fatto la comparazione con la GoPro, ma l'ho fatta cercando di mantenerle sullo stesso piano. In che senso? Allora, la Eagle chiaramente è chiamata 4K perché può registrare anche a 4K a 25 fps al secondo, ma può registrare anche a 2.7K a 30 fps al secondo, ma poi diciamo che il settaggio quello più ideale è quello di 1080p a 60 fps, poi si può scendere anche a 30 fps. Se si vuole fare qualcosa di più figo, tipo slow motion, salti acrobatici e quant'altro, aumentiamo gli fps ma riduciamo da 1080p a 720p e arriviamo a 120 fps al secondo. Per quanto riguarda invece il discorso delle foto, si va da un massimo di 12 megapixel e siamo sui 4000x3000 e qualcosa di risoluzione, fino ad arrivare al minimo che è 4 megapixel, siamo su 2003x1700. Poi, altra cosa molto importante, può fare timelapse che vanno da 2 secondi a 60 secondi, cioè ogni scatto può variare, poi dipende quello che ci dovete fare. Anche qui non mi sento di darvi consigli in particolare perché dipende dall'utilizzo. Fa anche scatto continuo, solamente 3 scatti, quindi si pigia il tasto qui sopra e partono 3 scatti in sequenza. Diciamo che quando io ho ricevuto la mail non ero proprio tanto convinto di andare a recensire questo prodotto, e questo perché quando poi ho visto il prezzo, che è di 80-70, poi dipende da Amazon, devo dire che ero partito un po' scettico, perché facendo anche un confronto con altre action cam che ci sono sul mercato a quel prezzo, diciamo che non è che troviamo tutta quanta questa grande qualità. Io voglio essere abbastanza obiettivo e vi dico, comprare questa telecamera sì, perché per due motivi. Allora, o si è all'inizio che si vuole entrare nel mondo delle action cam, comunque nel mondo travel, nel mondo vlog, e non si vuole avere una telecamera pesante, soprattutto non si vogliono spendere i soldi tutta questa qui è ottima per partire, perché ripeto, in condizioni di luce esterna, perché io comunque l'ho provata in esterno, perché non ho fatto nemmeno un test interno, perché altrimenti morirebbe la telecamera, perché soffre la GoPro, quindi figuriamoci questa telecamerina. Io l'ho provata, ripeto, in ambienti esterni e la qualità è buona. Oppure l'altro motivo per cui consiglio questa telecamera è se già si ha una action cam di livello, come può essere appunto la GoPro, perché molto spesso a me è servita avere una doppia telecamera che magari mi garantiva una seconda inquadratura. L'esempio classico è se si è magari ad esempio in bicicletta, è bello averla o in testa o sul petto e avere magari una telecamera che ti riprende dal basso verso l'alto. È chiaro però che se mi dite, ma secondo te do via questa per prendermi questa? No, assolutamente, perché le qualità di questa non le raggiunge nessun'altra action cam, forse qualcosa con la Sony, ma difficilmente si raggiungono i livelli della GoPro. Detto questo, se questo primo video recensione vi è piaciuto, vi invito a commentare, vi invito a lasciare un like, vi invito a condividere questo video e niente, io vi lascio qui sotto tutto ciò che serve per arrivare ad acquistare questa telecamera. Per Natale potrebbe essere anche un bel pensiero, perché no, magari un cugino, un parente, un nipote che ha voglia di iniziare a fare video e non volete spenderci tanto, prendetevi questa bella Eagle 4K e state tranquilli che non ve ne pentirete. Ciao ragazzi e alla prossima!